Il sindaco di Giarre, Roberto Bonaccorsi, presente ieri sera ad un convegno nella Sala Romeo su tasse e qualità di servizi, durante il suo intervento ha sottolineato le difficoltà a cui fa fronte chi riveste il ruolo di primo cittadino. E dichiara: «Concludo questo mandato che non so quanto ancora durerà e tornerò ad occuparmi di altro». Poi affonda: «Io perlomeno ho qualcosa che mi aspetta al di là della politica, qualcun altro forse no». Una frecciatina forse in risposta a chi da settimane, se non mesi, continua ad invocare le sue dimissioni, ad un'opposizione intenta a sfiduciarlo forse e ad un consigliere, Raffaele Musumeci, che da giorni va all'attacco contro amministrazione e sindaco presentando istanza di referendum consultivo per mandarlo a casa. Sono delle scelte che in parte ho fatto, l'ho detto pubblicamente il 18 giugno dell'anno scorso. Io ritengo che non puoi fare il politico a vita. Nel mio caso ha rappresentato una parte della mia vita, un'esperienza gratificante. Quegli attacchi sono come posso dire, la percentuale di esasperazione che c'è in città che deriva da mille problematiche. È chiaro che il sindaco poi diventa il terminale di tutti i guai. Poco fa è stato fatto vedere un filmato dove c'era l'alluvione, dove insomma ti ha fatto ricordare piove, governo ladro, no? Qualunque responsabilità poi è in capo al sindaco. Insomma, sulle altre cose parliamo di cose serie, no? Del referendum, perché quella attiene alla le boutade, che spessissimo siamo in periodo di carnevale. Ritengo che il periodo era buono per fare una battuta del genere. Lei pensa che non è stato capito fino ad ora, oppure che non le hanno dato la possibilità di esprimersi per come voleva? Ma guardi, io sono realisticamente soddisfatto. Noi dobbiamo capire da dove siamo partiti, non ce lo dimentichiamo: 25 milioni 582 mila euro di piano di riequilibrio, e quel piano di riequilibrio è stato fatto prima che io mi insediassi. Quindi, in una situazione di predissesto che non ho inventato io in questa città, buona parte di quel deficit l'abbiamo recuperato, e devi far conto con le risorse che hai, con i bisogni che possiamo dare. Io, guardi, vi voglio raccontare un aneddoto che forse è la soddisfazione più grande che ho ricevuto dal momento in cui mi sono insediato. In un giorno di ricevimento è venuta a trovarmi una famiglia di persone anziane molto distinte che vive a Roma, e mi ha detto, io quando si sono seduto ho chiesto di cosa avevano bisogno, e loro mi hanno detto grazie, solo di una cosa, vogliamo dirgli grazie. E grazie per che cosa? Ci guardi, noi non venivamo in città da alcuni anni. E l'ultima volta avevamo giurato di non venire più. Siamo ritornati quest'estate, abbiamo visto una città nettamente migliorata, volevamo ringraziarla per questo. Ora, il soggetto che viene da fuori e si astrae dal dibattito politico ha una visione diversa della nostra città.